Lo definiscono lo chef più rock della televisione italiana e la sua trasmissione Quattro Ristoranti alla seconda stagione su Sky 1 non poteva che essere una sfida on the road. E così Alessandro Borghese, affascinante conduttore chef itinerante, per la seconda puntata in onda martedì 17 novembre dalle 21:10 ha scelto le Marche del Piceno. Del resto, se in cucina, come lui dice, vince la semplicità, le Marche hanno carte vincenti. Com'è stata l'esperienza di registrare qua una puntata di Quattro Ristoranti? Beh, Alessandro Borghese Quattro Ristoranti, che è il mio nuovo programma, siamo alla seconda edizione, siamo venuti nelle Marche perché non poteva mancare la regione Marche, in particolare giocare un po' con i ristoratori che hanno cucina dell'entroterra, quindi funghi, tartufi buonissimi che ho assaggiato, questo è un po' un'anteprima. E oltretutto poi c'è il mare, no? Quindi quattro ristoranti, quattro tipologie di ristorazione marchigiana e quattro personaggi locali che ci hanno regalato delle chicche stupende. La puntata è stata registrata a fine ottobre in quattro ristoranti, appunto, al Piccolo Teatro nel centro storico di Ascoli Piceno, la Croisette sul lungomare di San Benedetto del Tronto, il Desco, sempre ad Ascoli Piceno, e il Gambero Datato nel centro di San Benedetto del Tronto. L'iniziativa di turismo enogastronomico è stata promossa dalla Regione Marche in collaborazione con il Comune di San Benedetto del Tronto e la provincia di Ascoli Piceno. Qual è stata l'esperienza e la prima impressione che ha avuto arrivando qua a San Benedetto, anche se lei so che le Marche già un po' le conosceva? Ci ho già lavorato, le conosco ed è una regione veramente particolare dell'Italia, nel senso anche, devo dire che non tanto conosciuta e per questo va promossa anche un po', perché comunque c'è il mare, c'è la collina e dal punto di vista gastronomico per me è una delle regioni che ha tantissimo da dare, quindi mi sono trovato bene. E quali sono appunto i piatti, i punti di forza della cucina marchigiana secondo lei? Quali le caratteristiche che potrebbe rimettere in un suo piatto? Beh, qui abbiamo una commistione di cucina contadina, quindi di collina, di montagna, e c'è il mare, no? Questo ricco Adriatico che ci dà del bellissimo pesce. Beh, dal brodetto, che è tipico qui di San Benedetto del Tronto, che io faccio con un pizzico d'aceto, peperone verde, pomodoro anche verde, mi piace tantissimo. Poi, va bene, l'oliva ascolana, quindi l'oliva tenera, che è anche un prodotto protetto, insomma, è una DOP, da cui si fanno un ottimo olio extravergine, ma ovviamente le olive ascolane. C'è veramente tanta ricchezza, quindi io ho piacere spesso e volentieri di andare a prendere dei prodotti che possono essere utili nella mia cucina, perché comunque genuini, semplici. La gara, al termine delle degustazioni da parte della giuria composta dagli stessi sfidanti e dal presidente Borghese, prevede un vincitore a cui va un assegno da 5.000 euro da investire nel ristorante. Alessandro, il vostro amico chef vi aspetta.